Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Lo spaccio di droga considerato da Cosa Nostra come un vero e proprio ammortizzatore sociale da concedere alle fasce sociali delle aree cittadine più critiche, in una chiara ottica di marketing criminale volto al proselitismo mafioso. È l'analisi dei carabinieri di Palermo con un blitz antimafia, coordinato dalla DDA, hanno colpito il mandamento di Pagliarelli. 8 i provvedimenti di custodia cautelare in carcere eseguiti dai militari, insieme al sequestro di una villa. Per tutti gli indagati l'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e trasferimento fraudolento di beni e valori, tutte aggravate dal metodo mafioso. Nei confronti di gruppi criminali o di interi nuclei familiari dicono gli investigatori dell'arma, pur venendo tollerata l'assai remunerativa gestione delle numerose piazze di spaccio cittadine, anche per garantire un'offerta costante che sostenga la domanda elevata di stupefacenti, l'organizzazione mafiosa mantiene, però, sempre il ferreo controllo del più lucroso flusso di approvvigionamento di stupefacente sull'isola.